ringrazio i presenti per aver aderito all'invito, ringrazio di cuore la dottoressa Miss Dea Mariella, direttrice del museo, che si è adoperata per metterci a disposizione questo spazio di incontro. Ringrazio coloro che hanno avvisato della loro assenza, non certo dovuto a disinteresse sull'argomento, ma dovuta a impedimenti oggettivi. Quindi ringrazio l'assessore Cecilia Cavaterra, le signore Paola Manara, Irene Di Biglio, Mariella Misdea, Rosanna Moneta e il signor Denis Balestrini. Come potete notare, molti altri invitati, di cui avete avuto l'elenco, con mio grande rammarico non sono presenti. La loro assenza rimarca, ancora una volta, quanto sia difficile far riunire le persone al di fuori degli schemi convenzionali. Dimostra anche quanta strada c'è ancora da percorrere, prima di arrivare a una reale partecipazione trasversale, finalizzata alla nascita di un gruppo culturale saronese, in grado di essere autenticamente inclusivo. Essere e apparire come trasversali presume di circondarsi di persone, di gruppi, con differenti radici e differenti formazioni culturali. Solo così si è percepiti senza connotazioni o appartenenze e solo così non si è percepiti come un gruppo finalizzato a sostenere la parte, soprattutto poi se la parte è un'attività commerciale privata che fa cultura. Questa sera voi avete la possibilità di toccare con mano cosa significa la presenza in città dell'ambasciata della Repubblica di Usbis. Partecipando a questo incontro, probabilmente non tutti voi avete la consapevolezza di essere graditissimi ospiti dell'ambasciata di Usbis. Parto sottolineando la scelta della location di questa sera. Infatti, non tutti voi sapete che la sede operativa dell'ambasciata è itinerante. Questa è una scelta voluta. Per dare un chiaro segnale, l'ambasciata non è affiliata né connotabile idealmente a nessuna forma associativa o ideologica presente sul territorio. La mia presenza e la presenza della bandiera della Repubblica di Usbis sta a significare che noi siamo riuniti in un luogo che per sua natura è universalmente riconosciuto come spazio extraterritoriale. Siamo in un'ambasciata. Infatti in questo momento, idealmente, non siamo nella sala Baldo del Museo delle Industrie di Saronno. Non siamo a Saronno, non siamo in provincia di Varese, non siamo nemmeno in Lombardia, ma siamo riuniti in un luogo assolutamente neutrale al contesto territoriale. Quindi vi trovate ora in un luogo ufficialmente avulso e estraneo alle logiche che regolano le dinamiche relazionali tra le varie appartenenze saronesi. Sottolineo anche che il termine ambasciata ha il significato di rappresentanza di uno Stato nel territorio di un altro, con lo scopo di intrattenere con lo stesso delle relazioni. Usbis è la Repubblica degli Artisti di Vilnius in Lituania, che attraverso la sede di Saronno intende da un lato sollecitare uno scambio di relazioni dirette tra gli artisti e creativi dei reciproci territori, dall'altro intende allacciare delle relazioni con gli artisti di altri paesi, oltre alla Lituania, in quanto Usbis ha da anni costruito una rete di ambasciate sparse nel mondo. Oltre a Vilnius e altre tre città lituane, esistono ambasciate a Mosca, San Pietroburgo, Berlino, Parigi, Amsterdam, Cambridge, Francoforte, Christiania, Copenaghen e altre decine in Europa e nel resto del mondo. Il termine ambasciata esprime bene l'idea di neutralità all'interno di un territorio, in quanto è un non luogo saronese nel contesto saronese.
Quindi l'ambasciata viene ad assumere un ruolo particolare in grado di favorire gli incontri tra le parti che operano sul territorio, senza farli apparire come incontri contaminanti o marcati da specifica appartenenza, anche perché l'arte vola sempre alta e non ha connotazioni di parte. La presenza dell'ambasciata in città va percepita come una risorsa, come uno dei possibili strumenti utili a far incontrare e far dialogare tra loro quelle parti della comunità che si occupano di cultura strettamente legata all'arte. Una risorsa che vuole finalizzare l'azione comune alla creazione di un sistema d'arte territoriale, in grado di sostenere anche contatti nazionali ed internazionali. Un network opportuno anche per salvaguardare, valorizzare, promuovere le eccellenze artistiche locali, oltre che a far crescere i nostri talenti creativi in un ambiente propizio, una rete d'arte assimilabile ad un grande incubatore delle risorse culturali locali. Credo che solo attraverso la creazione di un'immagine di grande compattezza si può creare una città attrattiva, con una sua chiara identità, che possa permetterci di relazionarci col mondo intero. Auspico quindi che la presenza dell'ambasciata sia accolta come un'opportunità in grado di agevolare incontri tra persone, creativi e artisti, con sensibilità diverse, per creare eventi temporanei con il supporto e la partecipazione trasversale di tutti i protagonisti culturali. Eventi temporanei, ossia che non implicano il matrimonio. L'ambasciata non organizza nulla, ma da solo il suo patrocinio di neutralità su eventi creati da altri nei suoi locali. Le difficoltà che probabilmente limitano le cooperazioni esistono proprio perché gli eventi e le iniziative spesso nascono in ambienti connotati da palesi appartenenze e schieramenti. In altre parole, appaiono chiaramente targate. C'è qualcuno che ci mette sopra il cappello? Io credo che sia proprio questo l'elemento che divide, che separa, che fraziona, che frammenta e che spinge poi ad andare ognuno per la sua strada. Io spiego così l'assurda presenza di 200 associazioni culturali in città, spesso antagoniste tra loro. È l'esatto contrario di quello che la nostra comunità e i nostri artisti veramente hanno bisogno. L'ambasciata non è un'associazione, l'ambasciata non chiede di pagare tessere, non registra nessuno come socio, quindi non può essere percepita come un'appartenenza. L'ambasciata non è in competizione con le associazioni, non è antagonista delle associazioni, per il semplice fatto che opera su piani diversi. C'è la stessa concorrenza che potrebbe esserci tra un'attività di abbigliamento e una di servizi immobiliari. Quindi ha poco senso un centro culturale del Saronese con una connotazione priva degli elementi di neutralità. Quindi l'offerta del fare rete in modalità autenticamente super partes attualmente resta quella dell'ambasciata. La vostra presenza evidenzia chiaramente il vostro interesse a discutere i temi previsti in questa serata. Ora non posso fare altro che lasciare la parola a voi, in quanto spetta a voi essere gli artefici del destino di questi temi. Sta a voi, solo a voi, dibatterli, arrivare a una sintesi conclusiva, condivisa, e poi sostenerli in prima persona. Le consuetudini vorrebbero che si elaborino testi semplici e circostanziati.
da presentare poi all'amministrazione sotto forma di istanze, di petizioni, di proposte, previa raccolta di 300-500 firme di cittadini, a seconda dei casi. Questa sera ho invitato anche gli esponenti della politica locale, in rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, sia di maggioranza sia di minoranza. Mi rivolgo quindi ai politici come dei cittadini particolari che vivono nella nostra comunità, ma che hanno anche un potere particolare che i cittadini comuni non hanno. Voi, se volete, potete farvi carico personalmente, una volta tanto in maniera trasversale, di portare avanti tutti questi temi insieme. Infatti, essendo nostri rappresentanti istituzionali, avete la possibilità di semplificare la vita ai cittadini, evitando di costringerci a fare dei banchetti per raccogliere le firme. Immagino che rimarcherete, di solito si fa così. Certo, di solito si fa così. Ma quando si fa così? Quando serve creare il caso. Perché creando il caso si acquista visibilità in città, nella logica della ricerca del consenso. Spesso si fa così anche perché la priorità poi è quella di metterci sopra il cappello. Quante volte avete deliberato su argomenti specifici senza aver fatto dei banchetti preliminari? E mi domando e chiedo, è il caso di fare dei banchetti per i temi di questa sera? Però se si dovesse decidere di intraprendere questa strada, mi piacerebbe vedere un banchetto unico per la raccolta delle firme, con tutte le bandiere di tutte le forze politiche. Tra l'altro, in questi tempi, per la politica sarebbe anche un segnale di distensione e di riavvicinamento al popolo. Ricordiamoci tutti che questa serata è stata progettata proprio per superare queste vecchie logiche che tendono solo ad accrescere divisioni. Saronno, come tutta la nazione italiana, ha bisogno di fare un grande salto di qualità relazionale. Oggi più che mai c'è bisogno di un fattivo sforzo collettivo tra le diversità, per individuare tutti quei punti che accomunano e su questi operare scelte condivise. E questa sera si parla di arte, di fare sistema territoriale, di promuovere la creatività locale, di ricercare il senso d'appartenenza a una comunità, di rendere la città attrattiva con il contributo degli artisti. Voi sarete i meritevoli artefici dei risultati. Questa sera è la novità che vado proponendo in città da un anno e mezzo. Ora stupitevi, questa sera è... Il cappello sui risultati non ce lo mette l'ambasciatore. I meriti o i demeriti, secondo i punti di vista, sono tutti a vostro carico. L'ambasciatore ha patrocinato l'incontro e non reclama nulla per sé. Gli eventuali lobby, firme, incalzi al documento finale saranno le vostre. Sì, in veste di rappresentanti di associazioni, di gruppi, di partiti, sia come singoli cittadini. Il mio compito finisce qui. Io ho messo a disposizione un ambiente oggettivamente favorevole, neutrale, che non dà nessuna connotazione particolare al prodotto finale. Eventualmente sarete poi voi a decidere se indicare o meno nel documento finale che le vostre decisioni le avete prese nei locali extraterritoriali dell'ambasciata di Ujvis. Qualora si dovessero rendere necessari ulteriori incontri in un luogo neutrale, l'ambasciatore è disponibile ad offrire nuovamente l'ambasciata di Ujvis. In alternativa sono sempre disponibili le strutture culturali schierate ideologicamente. Passatemi un'ultimissima riflessione del tutto personale in merito al mio defilarmi dalla discussione. Infatti voi capite bene che avrei dei sentimenti di parte
Infatti, se vi potiposi del sentimento personale, prostergando i prolegomeni della mia coscienza, fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo alla sintesi delle concomitanze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica moderna, che non sarebbe nient'altro che una trasmificazione esopolomaniaca. Capite bene che questo non sarebbe corretto sia nei vostri confronti, sia nei confronti di quel sarchiavone che vive in ciascuno di noi. Buon lavoro, ho già rubato troppo tempo, lascio la parola a Sara Giudice, che farà da moderatrice alla serata. Grazie. Se qualcuno dei membri presenti delle associazioni vuole parlare della sua opportunità di accogliere questa occasione, l'amministrazione magari i partiti politici un po' della propria posizione. Insomma. Sono tutti cittadini. Tutti cittadini, sì, però per renderlo un po' più concreto, insomma, un po' delle varie. Silenzio. Adesso non è facile. Credo con di rompati in ghiaccio, allora mettiamo un po' in difficoltà il sindaco, già che ci siamo, abbiamo il primo detto Luciano Paolo. Sì, ma non è questo, sì. Ah. Neanche lascio perdere anche i titoli. Ah, Luciano, allora, dato che... Allora, intanto ringrazio Giampaolo per l'occasione che ci offre. Abbiamo avuto modo di conoscerci da pochissimi anni, penso di poter dire almeno da 45-50 anni, quando avevamo proprio i pantaloncini corti e le calzette corte. E, al di là di quello, io credo che l'ambasciata di... Io pensavo si dicesse Uzupis, questa sera ho capito che è Uzupis, ormai esiste Saron da diverso tempo, abbiamo avuto anche modo di incontrarci ripetutamente come istituzione, amministrazione comunale, ci sono fatti anche diversi eventi e per cui ringrazio anche per questa idea. Devo dire che non condivido alcune delle cose che hai detto riguardo per esempio le associazioni. L'amministrazione comunale consegnò dei riconoscimenti proprio in segno di gratitudine alle associazioni che celebravano un compleanno significativo, chi 10, chi 15, chi 20, 25, siamo arrivati agli 80 anni degli Alpini, siamo arrivati ai 60 anni dell'Avis, i 100 anni, non è un'associazione, ma i 100 anni del Silvio Pellico, del cinema Silvio Pellico che era nato come teatro e poi si è trasformato qualche anno dopo in cinema. Facevo questo paragone, ve lo consegno perché mi sembra proprio una riflessione bella. Quello che le associazioni fanno oggi io lo vedo come quelli che vanno in montagna a camminare con lo zaino sulle spalle. In questo momento ciascuno di noi ha tante tribolazioni, tanti pesi da portare, magari noi siamo anche fortunati perché comunque abbiamo intorno delle persone che ci aiutano in questo cammino e le associazioni fanno proprio questo, ci si suddivide il peso degli zaini, delle borse pesanti, in questo modo il sentiero e la fatica che si fa salendo in montagna si fa più leggero. Le associazioni oggi fanno questo, condividendo le fatiche, le proposte e proponendo chi nel settore culturale, chi in quello sociale, chi in quello sportivo, iniziative, facendo crescere soprattutto le persone più giovani e dedicando anche tempo invece agli anziani, a quelli che hanno più bisogno, ma a volte anche proponendo semplicemente delle iniziative culturali che comunque fanno crescere la bellezza di una comunità, perché anche questo non è secondario, credo che sia davvero un valore aggiunto. Allora è bene che ci siano tutte queste associazioni, è bene che però collaborino tra loro.
E questo è un po' il senso di fare anche le feste delle associazioni, e di aver creato anche un portale, un sito web dove le associazioni possono comunicare tra di loro e possano condividere delle iniziative promuovendole e organizzandole insieme. Concludo dicendo che l'ambasciata secondo me non deve essere estranea. E il fatto che tu abbia detto che qui non siamo a Serolo, non siamo in provincia di Varese, non siamo in Lombardia, non lo condivido tanto, perché comunque è un'ambasciata, è vero che è l'ambasciata di uno che però è qui a Serolo, è parlato di quella di Berlino, di Parigi e di tante altre città europee, non solo, credo che sia bello che sia proprio l'ambasciata di Serolo che dica esisto, mi interessa la realtà serolese, voglio contribuire e partecipare a migliorare la qualità della vita dal punto di vista, diversi punti di vista, quello culturale è uno ma anche quello sociale è un altro. E quindi io credo che, e concludo, come ambasciata di Usupis dobbiate, devi, non so se hai dei collaboratori, proporre delle iniziative alle altre associazioni, alla città, ai singoli. Io lascerei fuori i partiti politici perché in questo caso c'entrano davvero poco. Ci si rivolge alla città, ci si rivolge al mondo culturale, sociale, proponendo delle proprie iniziative, dicendo io ci sono, noi ci siamo, ci sentiamo di proporre queste iniziative, condividendole con la città, con i cittadini di queste città, che siano parte o meno delle associazioni, ma credo che invece sia importante dire che come ambasciata si fanno queste iniziative, si propongono questi, come dire, questi programmi, questi progetti e non soltanto come hai questa sera fatto tu, che dici io metto a disposizione una sede, lancio l'idea che sia importante promuovere l'arte, fare sistema, questo è il mio punto di vista. Comunque grazie perché è bene che ci siano anche queste iniziative. Io però condivido il fatto del discorso, se posso intervenire un attimo. Sì, magari non ci presentiamo anche se siamo sì, perché magari non tutti ci sono. Non sono spazio neutrale, però adesso diciamo un attimo, la neutralità è giusto per sapere. Umberto è l'associazione di La Tua, che è un gruppo di ragazzi. Stavano giovani, scusa. Che viene spesso confuso. No, io con Giampaolo ho iniziato settimana scorsa e nelle scorse settimane a portare avanti un progetto, ho discusso con lui per portare queste proposte all'interno dell'arcivescovile, perché è la mia scuola, è quella da cui provengo e a cui chiaramente sono più attaccato. Perché secondo me è importante, come avete sottolineato tutti, che la cultura è trasversale. Quindi anche i giovani devono intervenire su questo argomento e potersi confrontare anche con l'ambasciatore che ha promosso l'iniziativa. Quindi nei prossimi mesi cercheremo di organizzare un incontro all'interno della Cescovide su questo tema. Se Giampaolo vorrà, ovviamente. Questa è la mia proposta. Io vorrei do un mio piccolo contributo da cittadino e da osservatore, da amante dell'arte, anche perché comunque ho una storia legata all'arte, poi mi chiamo Paolo Darla, non faccio parte di un'associazione nello specifico, sono molto contento di questa iniziativa che Giampaolo fa, anche perché i temi che si vorrebbero trattare sono molto interessanti e soprattutto in realtà lo leggo anche al fatto di aver passeggiato per Saronno appunto ieri, no? Legandomi un po' al discorso che stavo facendo Luciano prima, sul fatto di avere queste forze in Saronno che sono le nostre associazioni. La cosa che però appunto, e qua invece mi trovo un po' in parte in disaccordo, non tanto in disaccordo, nel fare un'osservazione un po' più puntuale e seguire un po' il discorso che probabilmente aveva intenzione di fare nello scritto Giampaolo, è che ci sono sì queste forze, vengono spesso messe come in forma di vetrina, cioè una accanto all'altra, ma fanno fatica sempre a interagire tra di loro. La necessità di riuscire in qualche maniera a appunto far interagire queste associazioni in iniziative comuni
non basta secondo me un portale per dire ok, le associazioni ci sono, quelle sono ottime vetrine, sono anche ottimi spunti per iniziare delle conversazioni tra associazioni similari, però ci vogliono effettivamente dei tavoli di lavoro, dei momenti di aggregazione forti che portano effettivamente le diverse associazioni a un dialogo e a costruire qualcosa in Saronno. Purtroppo cioè, quello che vedo è molte iniziative lasciate alle singole associazioni, il tentativo di comunicare tra di loro ha spesso, purtroppo, e questa è l'osservazione che faceva l'ambasciatore Gian Paolo, è proprio la difficoltà di riuscire a comunicare, per cui su questo io dico grazie per un'iniziativa relazionale, no? Proprio nel mettersi in gioco veramente, non dire sì, non ci siamo e facciamo queste iniziative, ma veramente abbiamo un patrimonio nelle nostre associazioni e indubbiamente non si può dire che gli eventi tipo quelli di ieri sono inutili, servono a portare alla conoscenza dei vari cittadini quelle che sono queste associazioni, la forza e la potenzialità che hanno. Il problema è che bisogna andare oltre, cioè bisogna cercare effettivamente di trovare, io ripeto da cittadino faccio fatica a vederlo, ci sono delle iniziative ma non tali da potenziare effettivamente quello che è il loro valore, soprattutto sto parlando, penso alle varie associazioni dei giovani che sono sempre rinchiuse, sempre messe, cercano di venire fuori in qualche maniera facendo le iniziative magari con concerti, concertini, oppure facendo delle iniziative all'interno dei loro spazi. Purtroppo quando abbiamo i ragazzi del tassello, se non sbaglio, dove lo spazio anteprima, purtroppo cioè, ogni volta che ci vado rimango sempre affascinato dalle loro iniziative legate al cinema, legate alla letteratura, legate alla musica, ma li sento distanti da Saronno, probabilmente sarà la posizione. E allora cioè, quello che io auspico e vedevo anche tra l'altro nella mail che è mandata collettiva, era anche un discorso legato ai luoghi, cioè, d'altronde sappiamo benissimo Saronno, la situazione dei luoghi saronnesi, la difficoltà di trovare effettivamente questi luoghi di aggregazione. Ora c'è nel PGT, sappiamo che c'è tutto un discorso che in qualche maniera vuole arrivare anche a trovare finalmente un luogo adeguato, ad esempio per gli spazi concerti, per gli spazi appunto dove fare musica, dove incontrarsi, eccetera. Però certamente è un futuro che parliamo da qua ai prossimi 10 anni forse, per quanto ho capito sui piani e sulle varie attuazioni. Il problema è che bisogna dare delle risposte adesso, perché purtroppo Saronno la crisi, che è crisi economica, vive anche di crisi culturale e quindi in qualche maniera le associazioni certo fanno il loro, cercano di sforzarsi nel mettere e di proporsi, ma probabilmente non trovano un terreno adatto o un supporto. Questa, scusate, è una critica che faccio in generale alla politica, a nessun colore dello specifico, perché comunque si è ritrovati ad avere ottime iniziative sulle una giunta con un'altra. Il tentativo c'è, bisogna certamente riuscire a trovare un metodo e un modo, quindi nel ragionare e nel parlare assieme tra le varie associazioni, che purtroppo mi spiace tantissimo che non vedo tutte quelle che Gian Paolo aveva invitato, nel riuscire a dialogare per effettivamente creare una piattaforma comune, che non è soltanto appunto la piattaforma web, ma deve essere concreta, deve essere legata alla relazione personale, cioè nell'incontrarsi e nel dialogare. Questa semmai è l'unica, non è una critica, è proprio non penso neanche che c'era, come dire, dei toni critici nella lettera che ci ha letto appunto Gian Paolo, ma forse è uno stimolo nel riuscire a ragionare assieme quale potrebbe essere effettivamente un modo comune di rendere la Saronno effettivamente un luogo culturalmente vivo. Me lo sto chiedendo anch'io, cioè sto cercando in qualche maniera forse di trovare insieme a voi la possibilità di fare un brainstorming e mettere giù effettivamente quali potrebbero essere le logiche che potremmo perseguire per portare avanti questo concetto. Se questo è il concetto che si vuole inseguire, tra l'altro, perché
poi magari cioè, se parliamo con le varie associazioni dicono vabbè, noi ci siamo al nostro cantuccio, ci va bene fare la nostra mostra ogni mese a mese e invitare le persone a dire va bene così, però il problema è che il fruttore effettivamente della cultura, il cittadino saronnese, cioè, probabilmente non ha la possibilità effettivamente di approfittare di questa cultura che c'è, perché c'è, è indubbio, cioè da questo punto di vista appunto le associazioni sono tante e fanno realtà. Questa è una mia unica osservazione che da fare, che non è rivolta verso qualcuno specifico, per capire se effettivamente c'è o meno una volontà di ragionare assieme associazioni, ma io metterei dentro comunque la politica, perché purtroppo, cioè purtroppo nel bene e nel male, la politica è amministrazione, cioè l'amministrazione in qualche maniera deve dare i supporti a quelle situazioni che stanno cercando, alle situazioni, ai giovani che cercano di unirsi per fare qualcosa, un sostegno. Se non arriva da lì, insomma la lettura, insomma, dobbiamo trovarci insieme, questo è il concetto di fondo, secondo me. Per cui bene anche l'iniziativa all'arcivescovile, cioè, cosa. Io un anno che lavoro un impegno su Saronno con Saronno Zero insieme a tanti amici. E per quello che posso, quale referenze hanno e quale altre referenze? Allora, le porto l'esempio di Saronno Giovani e che l'assessore Lingua ha avuto l'occasione di conoscere anche durante l'evento che abbiamo rispettato sulla sicurezza. Noi cerchiamo di collaborare un po' con tutti, però ripeto, esistono altre associazioni che guardano un po' il loro concetto. Quindi un pochettino rimango sorpreso alla richiesta che viene fatta alla politica, perché la politica come può davvero unire le associazioni se non sono prima le associazioni stesse a volersi aprire? Questa è un po' la mia domanda anche di base. Proponendo secondo me delle iniziative di confronto, questo è la, secondo me un modo, poi ci sono modi di sostenere iniziative, quello che appunto tentativi di scuola che si faceva, come stanno facendo, nell'individuare i luoghi adeguati per fare determinati incontri oppure concerti, cioè, ovviamente i concerti, perché alla fine della fiera come persona. Fin da giovane ho cercato in qualche maniera, ho seguito i primi passi di questa storia, perché comunque in qualche maniera so quali sono le difficoltà che ci si trova a Saronno a fare ad esempio determinati eventi. Perché? Perché se appena c'è un amplificatore, cioè è intorno alle case, giustamente la gente, cioè di trovare i luoghi adeguati, che non è facile, lo so anch'io, questa è una cosa. Però ripeto, la politica può dare, può sostenere nell'alimentare semmai un confronto, cioè effettivamente riuscire in qualche maniera a creare un territorio che parla tra le varie associazioni. Volevo solo aggiungere una cosa, tieni presente che molte associazioni sono il braccio culturale di formazioni politiche. Come sai bene come la penso di un membro di Gianpaolo Paese. Puoi fare qualche esempio? Questa affermazione è forte, no? Sì, ci sono delle connotazioni abbastanza interne. La politica. Credo che non sia questo il fulcro della strada, che la presenza della politica non sia quella di un qualcosa di negativo, così bisogna criticare, ma di costruttivo. Quindi torniamo un po' sul punto. E do il mio contributo da osservatrice esterna, si sa che faccio la giornalista e che quindi vedo, parlo un po' con tutti, sono anche Chiara, e parlo sia con le associazioni, solo con le associazioni, sia con l'amministrazione di quello che fa aprire l'associazione con le associazioni.
la necessità di sinergie e di lavorare insieme si sente da entrambe le parti. Le associazioni spesso si lamentano di quello che non hanno dall'amministrazione, ma non perché sia questa, ma di default, un po' come la moglie col marito e viceversa. E spesso a queste risposte io vedo che in questo periodo che c'è la crisi si trovano fra di loro. Cioè, secondo me, quando io ho iniziato nel 2001, tante collaborazioni che si sono, come si vedono in questo periodo, non c'erano, perché in questo momento in cui c'è la crisi, tutto quello che sappiamo, difficoltà di fondi, le associazioni devono fare un po' di necessità virtù. Fare di necessità virtù, nel discorso più alto fatto dall'ambasciatore, è quello di sviluppare nuove sinergie e fare un qualcosa in più, senza perdere quello che è l'eccellenza saronese, e lo sappiamo tutti, cioè nessuno si sognerebbe mai di cancellare 80 anni di storia, 20 anni, fossero anche 5, ma anche i vostri... Annetto. Sì, anche il vostro annetto, ma anche gli ultimi 15 giorni dell'ultima associazione anno. Cioè, il senso di questo dovrebbe essere, come vedo io, esterna, è dare qualcosa in più, non certo recriminare e mettersi a dire questo sì, questo no, anche perché per dare a Cesare quel che è di Cesare, l'amministrazione è da molto tempo che spinge le associazioni a lavorare in sinergia. Siamo in uno spazio, non è andato niente politica, però il Consiglio Comunale, ricordo perfettamente un discorso dell'assessore sulla necessità che le associazioni collaborino fra di loro per l'aspetto economico, per l'aspetto sociale. Stringersi di più, come diceva Ligabue, prima di perdersi, no? Quindi è il periodo difficile, c'è lo zaino da portare che è molto pesante, i soldi sono pochi, e l'idea forse che può essere traslata dall'ambasciata di Zubis è quella di creare una rete in cui ci sono tutti, che è un po' l'idea del portale, credo, fatta un po' amplificata. Sì, no, infatti, un po' costruisci, e poi anche come magari in questo modo coinvolgere persone che non si sentono parte di una singola associazione, ma che magari in questo modo potrebbero dare qualcosa, perché ci sono, pur nelle 200 proposte saronnesi, ci sono persone che fanno cose che non rientrano esattamente in un'associazione, o che hanno qualcosa di diverso, che per loro forma menti se non si ritrovano nelle associazioni. Insomma, questo è un po' il mio contributo. Vorrei aver zittito tutti adesso. A me risulta che per quanto riguarda le associazioni sociali, il legato sociale, ci sia stato un tentativo dal coordinamento dell'associazione capeggiato dal CESCO, però poi è finito in nulla, perché dopo le prime riunioni, e io parlo non tanto sull'artistico ma sul sociale, quindi vari gruppi che si occupano proprio, senza fare tutti i nomi, ce ne sono talmente tanti, però è andato proprio a finire. Ma come mai secondo te non ha avuto successo quell'operazione lì? Ma perché poi alla fine delle varie associazioni, quelle che comunque lavoravano fino in fondo erano sempre le stesse, le due o tre, perché comunque stare in un'associazione, io premetto, diciamo che faccio parte di tante associazioni dall'esterno, perché sono un po' selvatica, per cui i vari generi di associazione, dal culturale all'artistico al sociale, sono dentro e staccata nello stesso tempo, nel senso che collaboro, però non voglio avere catene di nessun tipo. No, so che comunque sono partiti con la buona volontà, ma poi alla fine, quando si tratta di imbroccarsi le maniche, e comunque quando si tratta di dedicare tempo, sforzi, soprattutto in periodi in cui veramente i problemi sono tanti, non tutti, poi per farsi vedere anche stasera, perché tante le persone che hai citato tu fanno parte di associazioni che facevano parte del coordinamento dell'associazione. Quindi perché per come non lo so. Non lo so, del resto sono io una che ha fatto parte quando sono staccata, quindi questo è del sociale, visto che comunque questo tipo di operazione, di riunire, si dovrebbe fare una cosa più sul, sì, esatto, più sull'artistico, i problemi magari sono diversi, perché io parlo di associazioni che vanno proprio sui problemi base, dalla sì, infatti sì. Tanto mi presento, io sono Alberio Gianluigi, non sono di Saronno, sono Bernini di Rovello Porro,
che come è tipico di Roberto. E da quello che mi è parso di capire da Giampaolo, si pensa, si vuole fare rete, cosa difficilissima. I problemi che ho sentito qui questa sera di Saronno sono uguali a Rovello, sono uguali a Rovellasta, sono uguali a Cogliate. Tutte le associazioni hanno lo stesso problema. È che questa sera io ho sentito spesso parlare solo di Saronno e non del territorio saronese. Voglio dire che Saronno è il paese, la città più grande ed è collegata urbanisticamente con tanti paesi limitrofi, Rovello, Turate, Cogliate, Rovellasca, Caronia Pertusella e via dicendo. E ogni paese ha un'associazione o più associazioni culturali e artistiche. E in ogni paese presumo, e lo so per certo anche, che ci sono diverse persone che si occupano di arte e di cultura. E qui di arte e di cultura e di persone che si occupano di arte e di cultura si è parlato poco, si è parlato molto spesso di associazioni e del loro piccolo orticello che vogliono portare avanti. Il discorso che faceva prima Porro quando si riferiva a Giampaolo dicendo che la a me bene Uzubis perché per tanto tempo non parlare così l'ho chiamata così, quindi ma perché l'ambasciata della Repubblica dello Zubis non si fa carico di fare rete con tutti i comuni limitrofi? Il grosso problema che hanno le amministrazioni, secondo il mio punto di vista, è che nei paesi limitrofi, può essere sicuramente così, non ci sono gli stessi colori politici e quindi ogni paese vede il paese limitrofo come antagonista. Se ci fosse un ente super partner che non ha interessi, come si diceva prima e così com'è la Repubblica dello Zubis, credo che un po' tutte le associazioni e tutte le amministrazioni poi in questo senso, perché giustamente la politica non può essere esente dall'assumersi le proprie responsabilità, quindi presumo che alla fine nessuno più poi possa dire ma no, io non lo faccio perché a Saronno c'è un'amministrazione di sinistra o perché quell'altra associazione, come affermavi tu prima, è un'emanazione della politica. Dobbiamo superare un po' questi concetti, come devono essere superati un po' i concetti che, o i preconcetti che hanno un po' tutti gli artisti, quello di voler lavorare in proprio, l'individualità, che fa parte un po' della natura stessa dell'artista, ma secondo me bisogna anche un po' superare questo preconcetto. Il problema che hanno tutte le associazioni è la mancanza di spazi. Ogni comune ha i propri spazi sottoutilizzati alcune volte. Faccio l'esempio di Rovello. Rovello ha un centro civico molto molto bello, utilizzato secondo me all'80%, se non al 70%, per alcune iniziative di carattere sociale e qualche volta per iniziativa di carattere culturale. È sottoutilizzato perché poi le associazioni culturali rovellesi, praticamente sono due, le altre sono associazioni che si occupano del sociale e associazioni sportive, non è che tutte le volte hanno in programma qualche cosa per poter utilizzare le strutture. Quindi se il discorso di fare rete potesse anche essere il coinvolgimento delle amministrazioni e delle strutture delle amministrazioni
non lo so, un'associazione saronese che ha bisogno di fare una mostra di spazi a Saron, non ci sono perché sono occupati, perché non fare il riferimento degli spazi di Rovello, degli spazi di Cogliate o degli spazi di Durate? Credo che il territorio, se ognuno di noi va un po' più in là del proprio monticello e ampia il territorio, che continua a essere il territorio del Saronese, perché tutti sappiamo che il territorio del Saronese, potrebbe essere una buona alternativa. Io vorrei chiedere una cosa in più, visto che c'è poco, che in questa, la mia domanda è un po' legata invece alla sua figura di sindaco. Tutti gli artisti, e per artisti intendo chi si occupa di arte, pittura, scultura, fotografia, sa benissimo che non abitano nel loro, anzi in questo periodo si fa fatica proprio anche a tirare a campare. Io non so se Saronno ha delle strutture che possono essere messe a disposizione, vedo tanti capannoni in disuso, lasciati un po' andare, perché non pensare di fare come è successo a Vilnius, che hanno recuperato parte del centro storico che era nel degrado totale e hanno ristrutturato questo centro e si sono insediati alcuni artisti, anzi più di, e hanno rivitalizzato un po' il centro storico di Vilnius. Non so se è fattibile ed è possibile una cosa così a Saronno. Io girando per Saronno vedo tante strutture completamente in disuso, affittandole a dei prezzi non dico irrisori, convenienti, non è che l'amministrazione deve farsi carico di, credo che gli artisti un minimo di spesa lo possano affrontare, e avrebbero dei locali e degli spazi dignitosi. Approfondisco un attimo la domanda, approfittando del secondo punto all'ordine del giorno, che era un po' quello di, che in realtà non è solo al sindaco, ma a tutti, quello di utilizzare, di dare l'opportunità agli artisti di dare il loro contributo anche alla città e quindi al decoro. Si parlava di dare l'accesso alla discarica, l'avete avuto tutti immagino, okay. Dare l'accesso alla discarica agli artisti piuttosto che modificare dei regolamenti per il progetto delle banchine, quindi un po' magari se si fa anche il punto di quali sono le difficoltà di chi fosse interessato a sviluppare questo progetto e come si può fare, insomma, visto che il tema era un po' analogo, magari così ci fai un po' un quadro. Grazie. Rispondo a Gianluigi Incendio. Il comune di Saronno oggi è proprietario solamente di Palazzo Visconti. Tutti i capannoni industriali dismessi sono proprietà private, non sono di proprietà comunale, e quindi il comune in questo momento non può far nulla se non con il PGT che stiamo andando ad approvare, andremo ad approvare nei prossimi mesi, tra un mese, perché abbiamo questa scadenza del 18 di giugno. Il PGT è stato adottato a dicembre, lo approviamo a giugno. Porremo delle indicazioni, daremo, come dire, i cosiddetti paletti urbanistici entro i quali poi anche il privato dovrà muoversi, rispettando quelle che sono le normative vigenti e rispettando quelle che l'amministrazione comunale saronese pone come indirizzi. Dicevo, solamente il Palazzo Visconti è di proprietà comunale. Il problema è che per il restauro di questo edificio, che è davvero fiore all'occhiello, purtroppo in questo momento di caduto della città di Saronno, occorrono parecchi milioni di euro per il restauro, e l'amministrazione comunale da sola non ce la può fare, per cui stiamo pensando a come fare anche a reperire le risorse per restituire alla città questo edificio, che è stato per tanti anni anche sede del municipio, è stato per tanti anni sede della prefettura e sede anche delle associazioni.
le associazioni a Saronno occupano degli spazi, diversi spazi, tanti, che se dovessimo metterli tutti insieme è come se ci fosse un palazzo di 7 piani di 100 metri quadri per piano. Voi pensate, è una cosa incredibile. E le associazioni, 700 metri quadri per piano, per 7 o per 10 addirittura piani. Quindi sono 7.000 metri quadri, giusto? È una cosa enorme, distribuiti su diverse sedi. Le tante associazioni saronnesi utilizzano le loro sedi e ogni associazione Saronno ha una sede, ce ne sono diverse che ancora non ce l'hanno, che hanno fatto domanda per averne una. Proprio recentemente nel Consiglio Comunale di aprile, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la concessione delle sedi alle associazioni, quindi i criteri con cui assegnare le sedi alle associazioni. Questo per dare la possibilità anche a chi oggi una sede ancora non ce l'ha di averla, ma facendo anche sì che ci possa essere una condivisione delle sedi. Ci sono associazioni che si ritrovano una volta alla settimana, una volta in 15 giorni, visto la fame di sedi che c'è. Noi crediamo che si debba chiedere questo sacrificio alle associazioni di poter condividere la stessa sede. Poi ce ne sono alcune che, per come sono strutturate, sono giustamente, anche dico io, molto gelose della propria sede, perché hanno dentro tutti i loro beni, i loro scaffali, sono sedi importanti, diciamo così, ma quelle che si ritrovano una volta ogni tanto, non le due, tre o addirittura tutte le sere alla settimana, possono benissimo mettersi d'accordo, condividere la sede. Questo serve anche a ridurre i costi, perché alle associazioni vedi che è stato anche un contributo. Oggi quello che le associazioni pagano al Comune di Saronno è circa il 30% di quello che il Comune paga per il mantenimento di queste sedi. Allora noi vorremmo razionalizzare le risorse consentendo a più associazioni, a tutte meglio, le associazioni saronesi, poter avere una sede, condividendole tra di loro. È vero quello che dicevi, Saronno è un po' il centro storico di un grande territorio. Se pensiamo a una città grande, il saronnese, sono circa 150.000 o anche 200.000 abitanti, a seconda di quanto ci allontaniamo dal centro. Saronno è il quartiere centrale, i comuni limitrofi sono i quartieri periferici. Abbiamo, e lo facciamo ripetutamente, continuativamente, incontri con i sindaci del saronnese sui diversi problemi, dall'ospedale al tribunale, al giudice di pace, ai trasporti, alla mobilità, all'inquinamento. Non è facile. Non è facile. Domani sera avremo un incontro in municipio Saronno sul teatro, perché vorremmo che la Fondazione Teatro di Saronno, che al momento è solo Saronno, possa anche coinvolgere i comuni non saronnesi, per proporre iniziative culturali anche al di fuori di Saronno e chiedendo agli altri comuni di poter compartecipare alla vita della Fondazione Teatro di Saronno. Per il momento abbiamo convocato alcuni, non tutti, sindaci, che sono quelli che già ci hanno manifestato la loro disponibilità e il loro interesse, perché magari nei loro comuni ci sono già delle strutture che fa fatica magari a organizzare iniziative, quindi ecco allora la collaborazione, la sinergia, la rete, in questo caso con la Fondazione Teatro, che a livello locale non solo è importante. Teatro di Saronno in questi anni, non soltanto negli ultimi, ma è riuscito a rimanere a galla per le proposte e i programmi culturali che ha organizzato. Ed è uno dei pochi teatri a livello nazionale che, non essendo un capoluogo di provincia, è comunque veramente a top, con tutti i problemi che comunque questo comporta in un momento del genere. Quindi concludo dicendo che purtroppo le aree dismesse, con tutti questi problemi industriali, e questa è una di queste, per fortuna è stata restituita alla città, perché ci sono stati sinergie con le Ferrovie Nord, e questa è una delle sedi che bisognerebbe ulteriormente utilizzare, perché così, da quello che so, è scarsamente utilizzata. Tanti mi hanno detto che bisognerebbe che potesse essere aperta tutti i giorni, invitare le scuole, cosa che peraltro viene fatta. Quindi gli artisti, la proposta che è stata fatta di collaborare con l'amministrazione
per le panchine e per altre cose, ne abbiamo parlato anche con l'assessore che segue la partita, diciamo così, l'assessore ai lavori pubblici, Timo Fontana, e è un discorso aperto, perché c'è il pro e il contro, bisognerebbe fare proprio un approfondimento. Io credo che debba passare l'idea che se è stato possibile altrove potrebbe essere possibile anche nella nostra città. Concludo dicendo questo, le associazioni perché fanno fatica a comunicare? Perché sono molto gelose della loro autonomia, del loro orticello, e la fatica è proprio questa, di riuscire a farle comunicare e far condividere le iniziative, non solo la sede. Ci sono tantissime associazioni che non vanno sui giornali, ma che lavorano tantissimo nel nascondimento, in silenzio, e fanno un sacco di bene, senza che quando fanno qualcosa ci sia il fotografo, il giornalista, che fotografano quello che viene fatto, come qualcuno, lo dico anche con una, senza polemica, però è la realtà, come qualcuno, singoli o gruppi, oggi fanno, appena decidono di fare una cosa, chiamano la stampa, chiamano il fotografo, si fanno immortalare e poi una visibilità in più. Tantissime associazioni lo fanno in silenzio, fanno del bene senza far clamore. Il proverbio cosa dice? Fa più rumore la quercia che cade che non la foresta che cresce. Ci sono tante occasioni di bene che non si conoscono, ma che poi fanno il bene delle persone che ne hanno bisogno. Questo oggi a Saronno e nel Saronese viene fatto, lo so per certo, io stesso ho fatto parte delle associazioni, so che cosa vuol dire, la fatica che si fa, soprattutto la costanza, perché il fuoco di paglia, l'iniziativa che dura una volta, serve a poco. È la determinazione, la fatica che si fa quotidianamente, a lungo, nel tempo, gli entusiasmi di un giorno dopo appassiscono. Le associazioni invece vanno avanti con tanta fatica, ma perché credono in quello che fanno, anche in silenzio. Posso fare una domanda relativa al discorso degli spazi e al loro uso? È una cosa magari cade un po' dal pero. Mi è capitato questo 25 aprile di andare a Milano, a fare il 25 aprile, e pomeriggio ho partecipato a un'iniziativa molto interessante in zona quartiere Padova, di via Padova, cioè il quartiere, dove hanno dietro il quartiere questo spazio anfiteatro con un giardino, cioè parco enorme. No, è uno spazio veramente enorme, tenuto molto bene, molto bene, e ha anche questo anfiteatro quasi naturale che in qualche maniera aiuta a proprio gli spazi concerti. Il Parco Luna, ad esempio, cioè, non proprio per il discorso dei vari creare questa forma di forza anche tra vari paesi limitrofi. Il Parco Luna fa parte di un gruppo di comuni, in realtà. C'è un consorzio, che però partecipanti sono in realtà i comuni, cioè la popolazione. Non è pensabile, possibile, secondo voi, riuscire a creare effettivamente uno spazio eventi all'interno del parco? Considerato, cioè, ripeto, che lo fanno ovunque nel mondo, e non è che succede chissà che cosa, cioè, nel senso, non è che facendo un evento ti disradicano gli alberi, cioè a me non è mai capitato di vedere una cosa del genere, a meno che non pensiamo che qua nella zona siamo tutti dei barbari, però non credo proprio. Però mi chiedo, poi magari è stato pensato, è stato ragionato il discorso, è stata avanzata una proposta anche all'interno del Parco Lura stesso come ente. Poi in realtà non so, mi sembra strano che non sia mai stata affrontata questo discorso, perché in effetti come luogo è al di fuori della città, ma è appunto in mezzo a diverse città, effettivamente è un luogo interessante. Credo che sia l'unico luogo all'interno del Parco Lura che abbia una struttura che possa ospitare una serie di eventi. La sede del Parco Lura sta a Cadolago, a Castello Appiano, cioè frazione di Cadolago, ma per quello che io mi ricordo non credo che ci siano spazi come lo spazio che è presente qua a Saronno all'interno del Parco Luna che possa ospitare degli eventi, che possono essere concerti piuttosto che manifestazioni musicali o di questo genere.
non ce ne sono altre, ecco, se non questa qui di Saronno. Sicuramente il trattore, no? Sì, sì, il considerato naturale. Allora, devo dire che l'ente parco nello statuto non lo prevede, però mette a disposizione questo spazio per degli eventi, ma non musicali, non i concerti. Ci sono ripetutamente delle feste, adesso a giugno ce ne sarà un'altra per i bambini, per i giovani, organizzato dai Lions, credo, dai Lions, e mi pare che sia attorno al 7-8 giugno. Sì, ma perché è proprio vietato dallo statuto? No, è vietato. Siccome la cosa è interessante, sì, ci siamo anche informati e ci hanno spiegato che per quanto i comuni sono faccia parte.